Non scenderanno di più. Potrei impazzire! Mi volete fare impazzire voi? Campane. Veramente schifo, ma che è? Ma perché? Schifo il confermo. Macchina. Comunque questo era pollice. Sì. Tediosa e secca. Quindi vai a chiedere in farmacia uno sciroppo per la tosse fredda. Dico. L'altro giorno sono andata al fruttivendolo, no, dal fruttivendolo, da un carretto, insomma, di fronte a dove prendo il pane. Ho detto, scusi, mi può dare 5-6 mandarini? Io volevo i kiwi. E fa, sì, clementine. No, no, scusi, mandarini. Madonna. Sì, clementine. Ho detto, no, scusi, volevo dire kiwi. Ah, l'hai ridetto. Sì, ho detto ancora mandarini. E come dice di dire kiwi? Oddio. Infatti, quando mi giro, clementine, ho detto, sei stupido. Cioè, ero Dicono lì, se ma sei sei nulla idiota? Io sto dicendo, pagato. ma... Vabbè. Questo è il pollice, l'anatomia di base. Ok. Grazie, camion, di essere qui con me oggi. Io sconvolta. Pure gli uccelli si mettono. Non riesco a fare il video così. Brava. Brava. Ok, va bene. Tu stai zitto. Pancia! In tutto ciò, in 14 minuti di girato, ho provato un rossetto, ho detto una frase. Sto uccello continua a fare non si sa che cosa. Normale. Ma questo... Ma è serio? La pancia. Oh, ma che... Ma li sentite? Ditemi che li sentite, se no io sono impazzita. E ancora i passi. E di nuovo i passi. No, il telefono. No, ragazzi, è normale sentire
la persona che parla al telefono, cioè dall'altro capo del telefono. La gente quanto urla? No, questa cosa è assurda. No, 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 no. Ah, vabbè, rientro Cara Maria, io posto. Esco oggi, non ma proprio sul serio, te lo dico. La legna no. Cammina in eterno. Boh. No, no, non posso ignorarli. E ho pensato perché. E urlano. Che pesantezza. Non urlare, insomma, non è concepito questa società, il non urlare. Sempre, oh. Non sopporto le persone. Ne prendiamo giusto. Il prodotto sveglio. Ovviamente loro devono rifare tutta la casa. Non uno, due telefoni. Ho provato ad aggiungere un po' più di panna a questa. Che bisogno c'è di urlare? Ho provato ad aggiungere un po' di panna. Oh, appena parlo, eh. Vi odio, vi odio, vi odio, vi odio, vi odio, vi odio. Grazie, macchina. Grazie. Camion. Cioè, smettono loro, passa il motorino, si mettono a parlare. Io vi odio. Io sto pigliando la panna leccandomela dalle dita ogni volta che provo a prendere questa cotola, alla fine non riesco a mangiare. Di telefono e che due palle. Non ce si può fare. E i lavoratori, e il vento, e le macchine, e le persone, e il telefono. E le campane, perché ci facciamo mancare le campane? No. Campane. E campane. Mezzogiorno, per chi se lo stesse chiedendo. Il totale. Mi spieghi perché non fai suono? Non dovrebbe fare un suono. Potete ora
ascoltare e inebriarvi del suono fantastico che le campane fanno a mezzogiorno per un minuto intero. Adesso chiudete gli occhi e fermatevi ad ascoltare questa melodia, che ripeto dura bene un minuto, ogni santo giorno, due volte al giorno. Che sia ora di fare così tanto casino. No, no. È un incubo. Cos'è?